Eccoci, per la prima volta parliamo dopo tante settimane di un risultato negativo. Dopo tante vittorie, risultati importanti, Cremonese che aveva strappato il secondo posto, l'aveva mantenuto per alcune settimane, poi cade imprevedibilmente, anche in modo incredibile, poi ne parleremo, a Bolzano contro il Südtirol, un 3-0 che non lascia scampo a nessun tipo di giudizio positivo. Ne parliamo a Vasport, per adesso sigla, poi abbiamo gli ospiti che ci spiegheranno tutto. Diciannove precise, parliamo di una sconfitta, come dicevo prima, 3-0, sconfitta pesante, una sconfitta che è abbastanza inspiegabile se guardiamo i numeri, perché i numeri sono tutti dalla parte della Cremonese, dai tiri in porta, ai passaggi riusciti, al possesso palla, al numero di cross effettuati, ai calci d'angolo 7-0, a tante altre cose, poi alla fine guardi il risultato e dici ma qualcosa non funziona, il risultato è 3-0 per l'Alto Adige su Tirol, adesso si definisce ancora su Tirol, prima la Lega voleva non il nome in tedesco, ma voleva il nome in Italia, insomma adesso è su Tirol. Parliamo di questa partita su un campo, il Druso, che per noi è sempre stato maledetto. Io ho visto tantissime sconfitte, anzi quasi tutte sconfitte a Bolzano, tranne i famosi playoff con Prisciandaro che segna due gol, eravamo anche lì in svantaggio e vinciamo quella partita lì. Per cui è un campionato complicato, si è complicato perché il Como e il Venezia hanno vinto, si è complicato anche se vogliamo perché il Parma è andato avanti ancora con una vittoria striminzita, ma comunque importante perché ormai al Parma mancano 7-8 punti per chiudere il campionato e essere promossi in Serie A. Ne parliamo oggi a Basport, alla mia destra Michele Francesco, collega che segue il calcio, ma segue anche il basket, parleremo anche del basket cremonese che è una situazione un po' complicata e difficile. Abbiamo Luigi Galli alla mia sinistra. Luigi Galli è stato vice allenatore cremonese tempi di Marini, di Galderisi, portiere da giovane, preparatore di portieri, allenatore del Fiorenzuola e di tante altre squadre dilettanti. Adesso fa il nonno, credo, e Sì, basta. Ecco, no, faccio qualcosa, fa ancora ma qualcosa? sì. Non vorrei che ci fosse un'ondata di odiatori. Esatto. E quindi lui ha fatto una vita nel calcio, è stato vice di allenatore importante gli anni della Serie C e poi Davide Alberichi, il maratoneta tifoso che ha portato la maglia della Cremonese alla Maratona di New York e che la porta sempre e che oggi è particolarmente inviperito per il risultato finale. Allora, partiamo da Michele, che partita, come possiamo descrivere una partita in cui ha avuto il dominio su tutto, meno che sul risultato? Uno psicodramma, Psicodramma. secondo me, perché alla fine sì, all'inizio comunque non mi ha dato sensazioni positive, cioè mi sembrava di aver già visto una roba del genere, un approccio dove la Cremonese cercava in tutte le maniere di andare avanti, ma non ci riusciva. Poi è cominciato quello che secondo me è un male ricorrente di questa squadra, quando non riesce a concretizzare. Inizia a specchiarsi nella sua straordinaria capacità di palleggiare e lì ci si perde e la Cremonese si è persa. Ecco, invece il palleggio è la partenza dal basso, oggi si chiama così, comunque la partenza dal portiere che non rilancia il pallone lungo, ma che comunica, diciamo, coi piedi, di solito, con i compagni di squadra. Ecco, questo l'allenatore Stroppa ha detto, chiedo io questo gioco e andremo avanti a farlo. Ecco, tu come lo vedi? Ma io dico che la Cremonese ha una sua personalità e ormai ha sposato quelle che sono le direttive del mister e questo è positivo. Che il rischio della leziosità in alcune situazioni ci sia è innegabile. Dopodiché è altrettanto vero che parliamo di una squadra che è forte e che secondo me deve imparare a vincere le partite cosiddette sporche. E spesso queste ultime lo saranno, io Sicuramente. immagino. Io sono figlio di un altro calcio, a me è sempre piaciuto iniziare giocando a calcio, ma se non è possibile, non diciamo mi strapperei i capelli se un portiere gli lancia a 70 metri la palla, lo fanno anche in Coppa Campioni. Però detto questo, come input, ormai la squadra è questa e le direttive sono queste. No, E fa specie Luigi, ti che ricordo Carnesecchi l'anno scorso,
o l'altro anno, ha fatto tre, no, l'altro anno, l'anno di Pecchi, ha fatto tre assi direttamente da. Sì, sono sì. stati gol della Cremonese. Sì, no, ma un eccesso c'è questo, sicuramente. Ecco. Un eccesso c'è sicuramente e a volte è una forzatura. Anche il Pisa ha perso un pallone uguale a Como, il 2-0 per il Como. Ecco, mi sembra che dai portieri clamoroso. Si pretenda qualcosa di troppo, sì. Cioè oltre a parare, oltre a guidare la difesa. Ecco, tu quando insegni a portiere, quando insegnavi il fatto di giocare con i piedi allora non era molto... Non era predominante, ecco, però si partiva sempre da un riscaldamento tutto coi piedi, però anche il difensore passava la palla indietro al portiere per necessità, non certo. come adesso perché bisogna, invece io sono per andare avanti invece che per andare indietro, il mio calcio, tra virgolette mio per modo di dire che sono il signor nessuno, però era più in verticale, no? Cercando sempre la verticalizzazione. Detto questo, è una squadra che ha costruito più occasioni da gol di tutte le altre, cioè i numeri vanno riempiti di sostanza, è questo forse che adesso manca, cioè di, quella, certo. di quel furore agonistico che ti fa avere 10 occasioni da gol, ma ne realizzi 5, non che ne realizzi 3 e sei stato bello. Certo, ecco, la voce critica è quella di Davide, insomma, la partita la giudichiamo per risultato o anche per l'atteggiamento? No, l'atteggiamento soprattutto, perché si parte innanzitutto da un dato oggettivo che comunque abbiamo perso 9 punti tra andata e ritorno con Sud Tirol e con la Feral Pesalò. È una squadra che ha un dichiarato obiettivo oramai a carte scoperte, ormai i valori sono questi, di andare su direttamente. Non può mai perdere 9 punti, ne puoi perdere 3, ma non 9 punti con queste due squadre. Poi c'è l'analisi critica che passa attraverso proprio l'atteggiamento. Io qui ne ho parlato più volte, avevo visto la sera prima Palermo-Venezia, il Venezia non ha mollato su ogni pallone, ha giocato con una rabbia, con un furore agonistico che dovremmo avere noi. In certe partite però non ce l'abbiamo, quindi se entriamo in campo abbastanza molli, anche se siamo superiori agli avversari, rischiamo poi di creare quella serie di episodi, il gol di Junda, il gol sbagliato a Falletti, il Pickel, sono figli di un atteggiamento un po' troppo molle. E io non parlerei neanche, sono anche molto critico, nonostante mi piaccia Stroppa, sulla dichiarazione che ha fatto a fine partita che questo è un incidente di percorso. È inaccettabile parlare a questo punto di campionato di incidente di percorso, mi spiego perché velocemente. Perché se facevo un buon campionato di Serie B, di metà classifica, ci stava che a metà c'è un incidente di percorso. In questa fase del campionato, a 9 partite dalla fine, bisogna prendersi anche la responsabilità di una partita di questo tipo. Cioè, voglio dire, non ci sta un incidente di percorso. Se è successo, dobbiamo anche prendere, ci auguriamo ovviamente che non sia così, che possa essere anche una partita decisiva questa, quindi io me ne assumerei la responsabilità di una prestazione di questo tipo. Ci auguriamo che non sia la partita che però è inammissibile perdere 3-0 in questa maniera e soprattutto non pensare, poi paradossalmente mi è venuto in mente adesso, che nel secondo tempo anche un pareggio ci avrebbe potuto tenere agganciati al Venezia, dopo aver visto la partita del Venezia la sera prima. E noi dobbiamo andare a Venezia. Dobbiamo andare a Venezia, tra l'altro attenzione, andiamo a Venezia anche in la partita prima, noi andiamo a Catanzaro e loro vanno a Lecco, poi dopo c'è Venezia Cremonese. Quindi esatto. Secondo me si gioca un po' tutto in quella fase. Le due partite lì. Ecco, Michele, diciamo i numeri, poi perdi 3-0, adesso devi rimboccarti le mani, come dice Stroppa, 8 partite, è una volata che ti mette però di fronte squadre che o hanno l'acqua alla gola o comunque puntano come te alla promozione. Quindi diventa un campionato complicato. Una vittoria a Bolzano avrebbe lasciato indietro il certo. Venezia di 2 punti certo. e il Como di 4, insomma. Sì, diciamo che adesso la pressione si amplificherà per forza, perché diminuiscono le giornate, i punti questi qua li abbiamo persi, gli altri non hanno perso terreno, è ovvio che aumenterà la pressione sulla squadra. D'altro canto, è in momenti come questi, insomma, l'esperienza che hai tu, che avete voi,
Le partite che abbiamo visto ci dimostrano che le squadre forti, strutturate mentalmente, con giocatori abituati a certe pressioni, si esaltano, comunque riescono a tirare fuori risorse magari insperate proprio sotto pressione. L'augurio è che sia il caso della Cremonese, io sono moderatamente fiducioso su questo. Certo è che di leggerezze o di giornate storte, o come la definite Stroppa, adesso bisogna far basta. Cioè sì, con Pecchi avevamo fatto 9 sconfitte, adesso siamo credo a 6 o 7. Quindi siamo lontani, ma però probabilmente c'erano più vittorie, che poi alla fine bisogna calcolare quello. Ecco Luigi, il fatto sì. Che l'attaccante nostro abbia segnato 13 gol e ancora una volta, come altre volte a Bolzano, gli hanno un gol per fuori gioco non suo, era già successo un'altra volta, e però il secondo attaccante, che è Vasquez, ne ha fatto uno, c'è una differenza enorme, in mezzo c'è solo Castagnetti con 4. Sì, viste le qualità di Vasquez, è un po' poche, anche perché viene da comunque 12 gol, ha fatto degli assist. E dopo vorrei, scusa, dire una cosa su... Noi venivamo da 10 vittorie e un po' di lucidità si era persa, anche col Como avevamo vinto, ma la brillantezza, la lucidità non erano... No, col Modena, con la Reggiana. Cioè non c'erano... No, probabilmente a volte nel pallone devi prendere una batosta per tornare, certo. No? Cioè da un certo, per paradosso ti ricarica questa cosa qua. Sicuramente... Io mi auguro che adesso esploda Vasquez, perché i suoi 4-5 gol, campi leggeri, sole, dovrebbe essere qualità, fuori. Diciamo, ne ha, insomma. Mi ricordavi, io l'ho citata l'altro giorno, Erminio diceva così, sì. La batosta ogni tanto serve per poi ripartire e a volte fa anche bene, diceva così, e sì, grande Favalli, no. Poi... Cioè noi adesso stiamo parlando di una squadra che è terza in classifica, certo, che era seconda, certo. Che il primo mese e mezzo non si capiva, probabilmente ha dovuto anche lì eliminare le scorie di una retrocessione, perché diciamolo francamente siamo retrocessi a Natale l'anno scorso, sì. Cioè, quindi quelle cose lì non fanno bene, certo. Cioè, un conto è retrocedere all'ultimo minuto dell'ultima giornata, ti lascia la mentalità di lottare, di migliorarti, un conto è avere fatto una scampagnata in Serie A. Quindi anche questo la mese... La gita, poi Alvini si arrabbiava con me perché ho detto gita. Vabbè, però... insomma, comunque c'era questa sensazione poi reale, è diventata, no, quello. E quindi ritornare, rimettersi in carreggiata, ripartire. Secondo me è vero il discorso che è una squadra di gente navigata e che se vogliono la Serie A, dovrebbero confermare con questo atteggiamento di furore agonistico che la vogliono, perché dopo se la vogliono, cioè siamo più forti delle altre. Certo. Ecco Davide, tu dicevi l'atteggiamento, la mentalità, è vero, l'abbiamo vista a Piacenza con la Feralpi, certo. L'abbiamo vista con l'Alto Adige qui, era appena arrivato Stroppa, là abbiamo visto quel risultato, ecco quindi cosa ci vuole, ecco chi ci vuole, se parliamo di uomini adesso, parliamo proprio di uomini. Cosa occorre? Occorre che ci sia Jonsen di fianco a Coda? Cioè, occorre? Guardiamo la partita ad esempio con la Sampdoria, lì è stato l'atteggiamento è stato perfetto, già dal primo minuto li abbiamo messi là e si capiva che quella partita, certo, l'avremmo vinta, quindi questo ti fa capire che ovviamente i valori tecnici nostri sono altissimi, ma l'atteggiamento fa la differenza. Quella partita lì io dal primo minuto, non so voi, io la portiamo fuori. Poi dopo quella partita lì Jonsen ha fatto una partita straordinaria, mi sembrava Johan Cruyff, lì ho detto ma che abbiamo preso in quella partita lì, che la partenza di Jonsen, soprattutto ecco, tu hai sottolineato un'altra cosa molto importante in questo momento del campionato, al di là dei valori assoluti dei nostri giocatori, bisogna vedere chi ha più gamba. Cioè adesso ad esempio un Falletti, un Vasquez a volte che mi entra a 30 minuti dalla fine mi potrebbe magari essere più utile rispetto dal primo minuto, perché stanno un po' arrancando un pochino entrambi dal punto di vista anche fisico. Cioè Falletti non è tanto un punto di vista fisico, perché mi sembra che sia un pochino spaesato, gira un pochino sul ruolo, sulla posizione, certo. A Genova, ad esempio, Vasquez è entrato mezz'ora alla fine, quando calano i ritmi Vasquez può essere letale. Quindi adesso io gestirei due aspetti, l'aspetto mentale, farei un grosso lavoro sui giocatori, direi ragazzi adesso entra in campo solamente chi ha quella rabbia, certo, quel furore agonistico di cui abbiamo parlato tutti e che condividiamo tutti insieme, senza guardare in faccia a nessuno.
Dall'altro, dal punto di vista tecnico, in questo momento abbiamo queste due grosse risorse che io mi giocherei con l'entrata di Johnsen a mezz'ora dalla fine, Palletti e Vasquez in qualche partita dopo e partirei più con Johnsen, però Certo. non in quella posizione, non mi piace troppo arretrato, io lo metterei più vicino a Coda, perché insomma un attaccante non l'abbiamo preso e questo è un piccolo neo Certo. di gennaio della società. Però cavoli, perché Jonsen non può giocare un pochino più vicino a lui, dargli un pochino una mano a Coda? Cioè, là c'ha il fisico, Potrebbe c'ha tecnica. anche essere un'idea. Ecco, tenendo conto appunto di un mercato di gennaio che ha portato a Cremona, beh, è sicuramente Falletti e Johnsen, Johnsen all'ultimo minuto, però Falletti è arrivato prima, e ha portato un portiere di riserva che non abbiamo ancora visto, anzi ne convoca tre, ma poi lui rimane in tribuna, come la scorsa settimana. E poi due giocatori come Tuia e Marrone che non si sono praticamente visti fino adesso. Quindi allora torniamo al discorso, non per tornare su Giacchetta, però torniamo a quel discorso lì, a quel discorso di dire è vero, quest'anno la squadra è stata costruita in un certo modo, con giocatori importanti, è rimasto nel gobbo Felix Afenajan che non riesce ad esprimersi, beh, e qualcun altro, però il mercato di gennaio non ha portato quella forza che ci si aspettava. No, probabilmente forse la società riteneva di aver già investito sufficientemente nel telaio della squadra che ha ritenuto appunto queste due addizioni importanti di Jonsen e Falletti, diciamo, il coronamento. Il punto è che probabilmente questa squadra paga proprio un errore di costruzione che forse ci portiamo proprio dall'anno precedente, cioè in attacco. Tolto Coda che fa il suo, lo fa e lo fa anche bene, ci manca la seconda punta con tanti gol nelle gambe. E il problema c'era l'anno scorso perché insomma avevamo, ti ricordi, Dessa, Sì, adesso. avevamo Ciao Fanini, Okereke, ciao Fanini Okereke. Cioffani, però Certo. alla fine delle finite si è confermato Cioffani per quello che ha giocato l'anno Certo. scorso, il suo l'ha fatto. Esatto. Okereke ha fatto i suoi 8 gol. gollettini, Dessa lasciamo perdere. Ecco. Più o meno quest'anno abbiamo inserito un bomberone di categoria che non gli si può dire niente, però forse si è sovrastimata la capacità realizzativa, come diceva Galli, del Mudo Vasquez. E questa cosa non è stata aggiustata. Quindi è stata una scelta legata al budget, legata alle visioni di Stroppa che ha detto che Jonsen insomma, era il giocatore che lui voleva, così come Falletti. Gli altri due che sono arrivati, beh, Non li abbiamo cosa dire? Non praticamente c'è niente da dire, non è colpa di loro, ma non è neanche colpa nostra. Quindi diciamo, ormai la squadra è questa, bisogna cercare di capire come, secondo me, gestire al meglio tutto il gruppo disponibile. Una parola, magari volevi arrivarci dopo, è la gestione emotiva, perché non è possibile, come hai scritto tu, che un Maier si faccia espellere certo, in quel nell'intervallo, frangente lì. Oppure che sia che già in difesa un Johnsen che ha giocato certo. 5 partite, 2 espulsioni e 3 Esatto. giornate di squalifica. Ragazzi, ma questo qui, adesso che mancano poche giornate, possono veramente costarci il campionato. Il picca recidivo con questo Picca, picca, atteggiamento. non ne parliamo perché è Con picca rischi tutta la ingestibile. settimana di restare in 10, questa è la Quindi, realtà. secondo me, ecco, quello è un aspetto dove bisogna sicuramente che la società e lo staff si focalizzino perché può fare la differenza Ecco, nel. Luigi, quel fatto qui appunto dell'atteggiamento e quindi della determinazione, della concentrazione. La Cremonese ha preso meno gol di tutte, ne ha presi pochi, Malgrado i tre di ma domenica. ne ha presi 9 fra Palermo, che ci hanno assegnati 3 e 2-5, ne ha presi 4 dal Sud Tirol, ne ha presi 9 da queste due, in due partite e 10 se vogliamo con la Ferrari. 10 gol in tre partite, una difficile, ma due sulla carta facili. Quindi la difesa, è vero che si vince il campionato con la difesa o col miglior attacco? O con tutte e due? Se si può. Ma allora, scusa un attimo perché No, ma diamo. lungi da me difendere la società, però la profondità della rosa della Cremonese c'è. Dopodiché ti trovi questo Felix, l'hai pagato quello l'hai pagato, cioè c'è una logica se non arriva, è arrivato perché Sì, ci dovrà Coda, essere lui, si è no, capito. ecco, Dovrà no, essere lui, voglio dire certo. adesso Cioè, no, ma onestamente, giusto, giusto. mettiamoci anche nei panni di chi, no? Se in A non va, in B Ecco, magari adesso esplode. il portiere È vero.
queste ultime due partite che ha dato qualche segno, sì, perché ha fatto prima anche a Palermo, sì, però sì. Insomma è giovane, no? E quindi certo. Certamente una delle due le devi avere, o devi avere il miglior attacco o devi avere la miglior difesa, se vuoi, certo. Cioè magari se le hai tutte e due vabbè, lo vinci, ma almeno una delle due devi avere, quindi se non hai il miglior attacco, ma però soprattutto gli atteggiamenti fanno molto la differenza, perché un giocatore che certo, ha dentro questa, certo. questo l'agonismo non vuol dire mandare a quel paese tutti, certo. o no, per perdere, cioè deve scoppiare il pallone nei contrasti, punto e basta, devi essere concentrato su quello. In questo senso, come siamo messi noi, conviene avere la miglior difesa, perché difficilmente avremo il miglior attacco. È possibile, ecco, hai 17 gol meno della prima, quindi quello è possibile. Ecco, Davide, poi sentiamo Chirino. E la difesa che prende 3 gol a Bolzano, con errore di Anton sul passaggio, di Undala sul gol, con Ravanelli che non era su Odovun quando ha segnato. L'ultimo gol, ovvero un contropiede, ci sta. Quindi Giorgio, ritorniamo sempre a quello che ci siamo andati all'inizio. Allora, con un Ravanelli, un Bianchetti, un Anto di quest'anno, che secondo me hanno fatto un campionato strepitoso, sono tutte e tre, per cui sono figli anche di aver preso pochi gol, perché comunque stanno giocando benissimo. Perché domenica allora tutti erano in un'altra dimensione? Perché probabilmente la superficialità, testa è superficialità, presunzione, sempre certo. quell'atteggiamento di cui stiamo parlando oggi, è proprio quello. Qui non si discute più di valori tecnici, oramai le carte sono scoperte per tutti, abbiamo visto una squadra come è formata. La Cremonese ha una rosa costruita, anche a parte queste cose qua che ci siamo detti di gennaio, no, per certo. andare su, perché se no non sì, vai a prendere coda e va. Quindi a carte scoperte la Cremonese sarebbe un peccato se mi avessero detto all'inizio del campionato facciamo un buon campionato di Serie B, ok, sì, ci ma adesso visti i valori sarebbe un peccato non andare ci su ci ha ingolosito, superficialità mi sembra eccessiva, no, superficialità in questa partita, un giocatore non gioca mai contro se stesso, però in questa partita secondo me in tanti atteggiamenti no, io ricordo, ma secondo me c'è una mancanza di lucidità, io ricordo un'intervista di Vasquez quando diceva noi giochiamo così, tanto prima o poi il gol lo facciamo, sì. che mi aveva impressionato allora, poi gli avevo detto ma no, non voleva dire quello, però la frase era quella, no, tanto però, noi lo facciamo il gol, cioè, voglio dire è come adesso. L'Inter, no? Tanto noi il gol sì, lo facciamo, ok, però ci sta, anche solo con un rigore, sì, vabbè. Ci sta vuol dire che, cioè voleva dire probabilmente che con tantissimo possesso palla poi capita l'occasione, e sì, ne crei talmente tante, ecco, quindi... Certo. Io penso che invece ci sia un po' proprio di stanchezza, di dover giocare sempre perché devi solo vincere, non puoi quasi neanche pareggiare. È chiaro che sei esperto, è chiaro che sei navigato, però ne vinci una, due, tre, poi dopo ovviamente c'è anche il fatto che magari l'appetito ce n'hai un po' meno quando ne hai fatti 10 di risultati utili consecutivi. Insomma, io più che superficialità direi che forse c'è leggermente annebbiata qualche... sì, può essere fine campionato, poi c'è un primo e un secondo tempo, tu sei sotto con su Tirola a fine primo tempo, è inaccettabile che fai un secondo tempo peggiore del primo, cioè lì ci deve essere una reazione, è quello che mi ha fatto inviperire, perché dico una reazione invece fai una serie di errori inammissibili, quindi dico anche Picker se segna vai su 2-1 sei sul filo di un rasoio, entri con tutte le intenzioni di cui stai parlando tu, prendi un gol così, un po' di disorientamento, no? Cioè, insomma. Adesso vediamo se riusciamo a trovare Radoslav Kirilo, che è stato giocatore della Cremonese, attaccante 2014-2015, poi è andato al Sud Tirol l'anno dopo, adesso gioca nel CSKA Sofia, a 42 anni, un ragazzino. Però mi ha dato un numero bulgaro e quindi vediamo se riusciamo a recuperarlo. Vediamo un attimo. Al momento non riusciamo a recuperare nessuno. Vediamo. Io ci provo. Lui adesso è a Bologna. Sta tornando in Bulgaria. Suona. Vediamo se ci risponde, se no proviamo più tardi. Per il momento sono e basta. Lui è in aeroporto a Bologna, sta tornando in Bulgaria, è stato 2 giorni in Italia.
Lui ha giocato in Italia un po' di anni, ma non tantissimi. Poi ha sempre giocato in paesi, cioè quasi sempre in Bulgaria, a casa sua. Ecco Kiri. Ciao, sono Barbieri. Ciao Giorgio. Ciao. Allora, sei in aeroporto? A che ora hai Sono l'aereo? per l'aeroporto alle 11 meno un quarto. Ecco, vai a Sofia. Vado, sì, torno a Sofia. Siamo venuti qua perché mia sorella ha finito gli studi, ha finito giurisprudenza e quindi siamo venuti solo per un giorno per salutarla, per fargli gli auguri e torniamo a casa qui io e mio padre. Ecco, allora, Kiri, tu ricordi l'anno di Cremona? È stato un anno importante, hai fatto bene, è stato un anno in cui hai fatto gol importanti, poi sei andato al Sud Tirol l'anno dopo. Cosa ti ricordi quegli anni lì? Guarda, ti dico sinceramente, l'anno della Cremonese è stato forse l'anno più bello calcisticamente da quando sono in Italia, nel senso che mi sono trovato benissimo, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche come vita fuori dal campo, il gruppo che c'era, mi sono trovato benissimo, è una società che lì non ti manca nulla, perché c'è il centro sportivo bello, la città è tranquilla, però allo stesso tempo i tifosi sono appassionati e quindi seguono la squadra. Quindi c'erano tutti i presupposti. Purtroppo ho avuto abbastanza infortuni e potevo fare molto di più quell'anno. Però. Ecco, Kiri, tu hai, vabbè, nella Cremonese di oggi che ha perso a Bolzano 3-0, un campo per noi sempre molto complicato. Ecco, c'è questo Antov che gioca con la Nazionale Bulgara. Tu come lo ricordi il giocatore? Antof conosco benissimo perché ci abbiamo giocato in nazionale tante volte, è un giovane, più giovane promettente che ormai non è più un giovane, è diventato un giocatore esperto perché ha fatto qualche anno già qua in Italia, Certo. è un giocatore che gioca col cuore, non molla mai, è un difensore secondo me anche un po' in vecchia maniera, Sì, esatto. molto disciplinato, molto sul pezzo. E quindi io credo che con quella mentalità che ha farà una grande carriera. Adesso Ecco, tu adesso dove giochi? gioco nel CSKA, 1948, sono praticamente CSKA, la squadra storica di Sofia, che è fallita qualche anno fa e adesso siamo due società, ognuna pensa di portare avanti il progetto della società storica, no? Certo. Quindi io faccio parte di questa squadra che è ambiziosa. L'anno scorso siamo arrivati terzi, abbiamo fatto la finale di Coppa Bulgaria, abbiamo giocato in Europa. Quindi quest'anno sono anche capitano della squadra, quindi è una responsabilità Beh, insomma, importante. è classe 92, non sei un ragazzino ormai, Sì, ormai guarda, sono eh? diventato anche io un giocatore vecchio, no, però con abbastanza esperienza e quindi volevo godermi gli ultimi Quanti, anni della mia ecco, carriera. quanti anni? Che previsioni fai? Ah, guarda, ti dico anche una decina Vero. se questa è la mia volontà, però so che è difficile, quindi vediamo mano a mano come vanno le cose. Poi ho il contratto ancora un anno e mezzo qui con la mia società, quindi prima voglio finire questo contratto, poi vediamo se ancora allungarlo, andare da un'altra parte. Beh, va benissimo. Come andranno le cose. Grazie, buon ritorno in Bulgaria. Naturalmente noi ricordiamo Grazie a te, volentieri. auguro tutto il bene possibile alla società, alla squadra e a voi, a tutti voi tifosi e a tutti voi che seguite la Crema. Grazie Rados, ciao ciao, ci Grazie, sentiamo, ciao ciao, ciao ciao, ciao. ciao. Bene. Ecco, Kirillov è stato un giocatore che era piccolo, ecco, piccolo, perché parlavamo di stazza, no? Che oggi deve essere 1,90 per 80 kg e rotti. Beh, io non giocherei più, sono fuori anche di peso, però di quello. Beh, Kirillov era piccolino, però era scattante, segnava gol, Velocissimo. era credo in quegli anni lì, forse era con Di Francesco, se non sbaglio addirittura, erano due giocatori veloci entrambi, Di Francesco giocava a Palermo, però adesso parlo di 42 anni, parla di 10 Ma anni, è del del 92, 92 32. 30. 32 anni, Sì, cioè, inizio a quasi 42 70, anni. è io Avete che giocato con Anto, cioè. ho aumentato gli anni, è 92, era 30, 92-30. 32 Perché anni, era molto giovane, quando è arrivato. sì, Aveva quello era, 23 anni. sì, quello era 4. Sì, Eh no, quindi allora 10 io anni me lo forse sì. ricordo. Diciamo 10 anni forse erano. Sì, Infatti me lo ricordo, era un io mi aspetto un sono messo po' lì e più ho alto. detto, ma sei matto ad arrivare a 50 anni a giocare ancora? No, io stavo facendo i conti anch'io, era No, era 32 anch'io. 32, infatti. Vabbè.
E comunque, ecco, Kirilov è stato un giocatore importante in un'annata che poi non è andata poi benissimo, perché era gli anni in cui si cercava la Serie B a tutti i costi, ma non arrivava mai, e quindi è arrivata poi con Tesser, eccetera, eccetera. Quindi sono degli anni importanti. Torniamo a noi, Kirilov lo mandiamo in Bulgaria, domani è a Sofia, stanotte sarà già a Sofia, è a casa sua. Ecco, Michele, 8 partite, ne abbiamo 4 in casa e 4 fuori, mi sembra, no? Quelle fuori sono toste, cioè abbiamo il Bari, Venezia, Catanzaro Catanzaro, Catanzaro, Bari, Bari, Venezia e Parma. E Venezia. Parma, sì. Parma. In casa abbiamo partite sulla carta più agevoli come Ferrara Pisao, Ascoli, Pisa Ternana. e Ternana. Ecco, quindi se facciamo Beh, due conti, no, allora meglio non dicono che farlo, si va comunque. in Serie A con 70 punti, noi abbiamo 56, dobbiamo farne 14. In 8 partite sono 24, ne puoi perdere 10, più o meno. È inutile fare conti, però ecco, Diciamo le più che facili sono qui, le più difficili sono là. Noi andiamo meglio in trasferta, Bolzano a parte. noi patiamo di più quelle che sulla carta sembrano facili, e Esattamente. questo mi preoccupa molto. Tipo, Esatto. riflettevo al campionato sul campionato del Bari, no? Che si può definire fallimentare, vista la Fallimentare, piazza, le contestazioni. indubbiamente. Cioè, io adesso non è che voglio dire, però questi poi contro di noi riuscirebbero a fare la partita della vita. Cioè, io ci scommetto. Ecco perché dico, adesso guardiamo una partita alla volta. Sicuramente la Ferrara Pisao, che deve tentare di salvarsi, proverà in tutte le maniere a fare la partita della vita. E allora bisogna pensare a questa, non al fatto che ce ne sono dopo altre 8. C'è questa, bisogna vincerla. La società, il tecnico devono lavorare per questa partita, analizzando bene quali sono i punti di forza e i punti deboli dell'avversario. Perché altrimenti noi rischiamo veramente di fare dei voli pindarici e poi perderci in un bicchiere d'acqua, se bicchiere d'acqua si può definire un incontro contro sul Tirolo o Ferrara Pisao, perché poi O la sono o Ternana. la Ternana o il Bari o quello che sia. Poi Certo. dopo con le grandi è normale che tu tiri fuori il meglio, i giocatori sono tutti stimolati perché nessuno vuole fare brutta figura di fronte a un avversario quotato tanto o più di te. È proprio con quelle che sono di rango più basso che non bisogna più Certo. fare quell'errore che dicevamo Io ho detto Ascoli, ma con l'Ascoli abbiamo giocato prima. sia Ah, andata infatti, stavo contando che ritorno. Ho quello. detto Ascoli, ma non è vero. No. Mi è sfuggita la quarta in casa, che però non mi sembra una partita complicatissima. E Pisa Comunque, l'avevo detto, sì. sì, Ferrapi, la Cittadella, più facile è quella Pisa e col Ternana. Parma, per Sì, noi, ma la perché più loro in facile, teoria anche sono. perché ci si arriva che magari, cioè voglio dire, il Parma è. Però paradossalmente la più facile è quella col Parma, per come siamo noi, e Certo, probabilmente la certo. partita della vita dobbiamo immaginare di farle noi, anche se è una frase che a me non piace, perché la partita della vita, insomma, c'è sempre la partita dopo, e poi c'è anche, voglio dire, la possibilità di andare in Serie A anche in un altro modo, insomma, no? Per cui Certamente. è Però se tu vai ai playoff, è chiaro che se arrivi terzo hai dei o vantaggi. quarto hai il vantaggio di entrare successivamente e che quindi i pericoli Sampdoria e Palermo, che sono i più importanti, potrebbero incrociarsi prima di arrivare a te. Quindi non tutte e due, ma Certo, una, certo. solo una potrebbe arrivare a te. No, Quindi voglio c'è dire, questo cioè nulla discorso è qua. perduto, per mal del No, nulla è perduto, però genere, ecco, già il dire, beh, alla fine c'è il premio di consolazione non è bello. ecco. No, ho Cioè, capito. a No, è bello me, se lo vinci. ma non sai mai se lo vinci, perché nel calcio di Appunto. sicuro non c'è nulla, quindi è sempre No, comunque, diciamo che siamo sei attrezzati forte per per farlo, poter certo. arrivare secondi. Se non arrivi secondo, secondo me, cioè, adesso, I numeri per farlo ce l'hai per ecco, arrivare puoi dopo, fare bene certo. anche i playoff. Devi andare a vincere a Venezia. Vabbè, Se vuoi se andare su direttamente, perché non è fattibile, possiamo benissimo andare a vincere a Venezia. Io sono ottimista sul discorso del valore della squadra. Sono pessimista sull'episodio di domenica perché bisogna essere anche chiari che potrebbe, ci auguriamo di no, stiamo facendo tutti gli scongiuri, essere invece poi a fine campionato la partita decisiva in questo momento in termini negativi.
Quindi cioè, Parma già diventa un promosso. dato oggettivo Sì, quello. però non Cioè, deve diventare un fardello. no, Adesso no, è no, no, passata, devi assolutamente, guardare avanti. assolutamente. Perché Però se alla fine lo potrai dire, però nell'analisi, infatti, sì, sto dicendo che abbiamo anche gli certo. strumenti per i mezzi tecnici per andare a vincere anche a Venezia. Non è perché Il non gli bello del possiamo andare a calcio è che c'è vincere la partita successiva, perché a Venezia. E se poi. no non te ne esci più, ti fai Puoi carico di sperare mille che anche il problemi. Venezia, cioè, voglio dire, in un campionato equilibrato come quello di Serie B, non è scontato che Certamente tutte le no, che partite le vinca sempre, vinca, ma Venezia no. Reggiana piuttosto che altre, hanno questo poi ampalo che però io quando lo vedo, cioè, dico, Ci ha questo è un messo una rabbia nel giocatore, primo gol la soprattutto, Madonna, ma poi ci ha provato ancora. vabbè, ma È è un giocatore forte, di hai grande. anche i mezzi Questo tecnici, è potrebbe fare la Serie A forte, tranquillamente, ma secondo me. cioè, in Serie A vedi gente inferiore e squadre metà classifica in attacco rispetto a questo, e poi c'è Certo. quell'altro impronunciabile che era del Monza l'anno Hitler. scorso, A e li vedo Hitler, anche sì, questo, sono due lo metti dentro, punti. segna, insomma, è una squadra che gira bene. Manoli deve essere un buon allenatore, io Magari lo adesso gira bene al conosciamo Venezia, poco, poi dopo crolla in qualche perché partita qui gli è anche andata loro, cioè non male, è anche detto. lì non Sì, meritava di perdere, poi è andata male, ha avuto anche lì problemi, però ecco, voglio dire, no. il senso del discorso è c'è sempre la partita dopo, è chiaro Certo. che questo è fondamentale, però è una squadra questa che ha i numeri per poter arrivare, è chiaro che se vogliamo fare proprio un discorso perfetto, che non lo sarà mai, noi dobbiamo arrivare a Venezia con 4 punti di vantaggio su Venezia. So che è, però se tu arrivi a Venezia con 4 punti di vantaggio, tu te la Magari giochi la vinci. Cristiano, mi tranquillamente. Se sembra. arrivi con pari o sotto o così, allora il discorso cambia diversamente. Beh, Sì. guarda che è vero che l'Ecco ormai dà a tutti, cioè dà punti a tutti. È anche vero che noi abbiamo fatto 6 punti con l'Ecco. No, Quindi non è che ci perdiamo, ci ci sta guadagniamo, che noi però. possiamo fare un filotto di vittorie. Bisogna però, E arrivi al 26 di bisogna aprile però sperare che anche Venezia a perda qualche Venezia. cosa. Quelle in casa sono tutte. Cioè, se non, dopo non lo meriti se non fai certi risultati, no? Questo è il fatto, che Cioè, poi alla fine se fai 12 esatto. punti in casa, Sì, infatti. insomma, E li devi fare tutti, però, che non è facile fare 12 in casa. no, Però, insomma, vabbè. però. Qualche pareggio ce lo mettiamo, però è vero, quest'anno Michele mi ha trovato squadre in un campionato di Serie B che restano lì, perché quelle in fondo perdono quasi regolarmente, quelle su vincono quasi tutte, quindi sei lì. Sì, È il certo. Palermo che si è un po' discostato, il Catanzaro che credo ormai l'obiettivo sia in playoff, ma è già un grande Certo, obiettivo per il Catanzaro, caspita. e poi c'è la Sampdoria che sta entrando e c'è un Brescia. Il Sì. Brescia va a Venezia, C'è Venezia c'è Brescia, Venezia con una partita Brescia, anche quella che e potrebbe quindi scivolare a sai, Venezia. il Brescia ha perso Certo, è fra l'altra poco, tra sera, l'altro, tra due o tre meritava, partite. non meritava di perdere il No, Brescia no, Parma, la no. No, no. realtà è quella lì, quindi insomma, il calcio è questo. Poi oggi VAR, rigori, centimetri, Ecco, millimetri, e non dopo parliamo lì di. sono decisive queste cose qua. C'è l'imponderabile i falli di mano in aria sono diventati. I falli Cioè, di mano in aria, cose. Sarebbe da parlare anche di quello, Sì, cioè, adesso è un soprattutto. altro sport, onestamente. Noi magari abbiamo ancora gli occhiali di chi amava il calcio, di chi. Però adesso, francamente, non che non ci fossero episodi da discutere, però. Era più legato a qualcosa di umano. Adesso, Certo. cioè, pare che l'intelligenza artificiale messa piazzata lì Vabbè, l'intenzione, sì, beh, trasformi. quello Però viene su interpretata anche quello, quella, allora. sono d'accordissimo con quello che dice Sì. Luigi, perché ormai il VAR è diventato uno strumento soggettivo e non può essere soggettivo, Non deve cioè, e esserlo. quindi, Infatti, è però. stato bravo l'allenatore del Sud Tirol, Valenti, ha detto: Sì, se infatti, nella non avessero dichiarazione. annullato il gol al Cremonese, non so come finiva. Beh. Bravo, perché è vero, se dai il gol a coda, che poi io ancora non ho capito bene il passaggio di Zanimacchia, è andato a coda o c'era il difensore in mezzo che l'ha toccata e Ecco, poi anche quello. gliel'ha portata via a coda quella palla Sono lì, stati 5 minuti a vederlo. Secondo gliel'ha me, portata sì. via a coda, quindi Sì. se l'ha toccata il difensore del Venezia non aveva più In senso, teoria certo, l'avrebbe rimesso in gioco. esattamente, perché poi coda gliel'ha rubata, A me è cioè sembrata un in po' la modo. fotocopia del gol di coda annullato a Palermo all'andata, in cui sono stati lì a guardare Sì, proprio però il gol di però. coda annullato a Palermo era coda e il difensore che era dietro e quello che lo teneva in Sì. fuorigioco era questo di qui a sinistra, che non c'entrava niente con Però l'azione. forse al Quindi, momento del lancio non c'era coda in fuorigioco, andavamo sul 3-1 quella probabilmente non parte lì. c'era, lì è questione di un fotogramma, no? Sì, Uno infatti. scattettino in più che fanno in sala VAR, poi.
anche ieri non Cioè, col Como il VAR a noi ci ha fatto espellere un giocatore, cioè voglio dire, adesso l'arbitro aveva ammonito, così apparentemente l'abbiamo sembrava, detto, ecco, certo. sembrava che fosse quella la misura. Dopodiché, viceversa, contro il Palermo, cioè non puoi restare in 10 perché è uno che ha girato di spalle. Capisco Infatti, che dai sì, è rigore, vero, no? Capisco ma che dai, poi non, capisco no, che non è neanche questo qua giustificata, a parte che a perfettamente Palermo andavi sul ragione. 3-1 e la partita era Era finita, finita. mancavano 4 ore alla fine, però direi qua, al di là di quello c'è anche un altro fatto, se vogliamo andare a vedere, Johnsen prende 2 giornate per comportamento violento aggressivo, Non era da due Strefezza giornate. comportamento violento aggressivo 1 giornata sola, Non era da anche lì due il giorni. giudice Il fallo che sportivo. ha fatto di reazione allo sgambetto, Sì, che lui ha c'era, sbagliato, ma lì non doveva è da tirare la due gamba giù giorni. e non Quali era sono i espulso. parametri Cioè, per dargli 2 giorni? l'espulsione ci sta. Sì, Di però due solito è giornate qual è? espulsione diretta, quindi è strano È strano, che. Infatti. Strefezza, perché Strefezza ha dato il giallo, ma quando è tornato fuori ha detto giallo no e ha tirato fuori il Sì, rosso, qua. come per dire non conta il giallo di prima, è rosso diretto. Se è rosso diretto sono 2 giornate. Quindi anche qui cose abbastanza Interpretabili. complicate e strane. Ecco, siamo verso. No, abbiamo ancora un po' da. Possiamo parlare un po'. Parliamo un attimo di basket, dai. La Vanoli ieri si è rovinata. Si è complicata molto la vita perché ora delle partite difficili. E ha perso uno scontro diretto, sostanzialmente. Perché Ah, Treviso è in crescita, però è sempre assolutamente. dietro 2 punti. No, ma Però è uno scontro diretto. esco. Ecco, cos'è mancato? Cosa manca? I due americani, uno l'ha messo in tribuna, ne è arrivato un Beh, altro. Zagarowski dovrebbe essere sulla via, se Tagliato. non è, no, dovrebbe aver già firmato per Israele Ah, comunque. quindi È vabbè, stato c'era. annunciato via Questo non lo Twitter sapevo. dalla Oggi, squadra confermo, israeliana. confermato. Ok. Beh, però anche Golden. Cioè, Gordon. io ieri sera ho guardato la partita, insomma, questo tirino, tiro piccolo, così da Sì, vicino un è po' sempre stitico, sul primo ecco. ferro, mai neanche sul secondo. Cioè, Allora, io lì, è un giocatore vecchio stampo. certo, Giocatori così non ce ne ne sono abbiamo più. parlato, è un gran bel giocatore potenzialmente, però si è spento insieme al resto della squadra. Allora, si è detto per tutto il campionato sarebbe servito un play di ruolo, e quando dico un play di ruolo capace di fare il gioco che serve in Italia, perché Zegarowski è arrivato, è partito È partito bene. Il benissimo. tempo che le squadre capissero il suo gioco è sparito gradualmente. Adesso è arrivato al posto di Zegarowski. Ieri ha fatto non male, un po' pasticcione, ma non male. Beh, ci ha messo quello che Certo, la mancava. velocità. Il problema è che adesso per far giocare lui devi privarti per molti minuti di De Negri, che è quello che ha tenuto in piedi la La barca. barca in questi mesi. Esordiente in Serie A, Assolutamente. guarda. Con tanti punti nelle mani. Ieri di là Qua, c'era uno che ha fatto 7 anni di NBA, se non sbaglio, Sì, a Treviso, quindi e si è e visto. si è visto. Detto questo, cosa manca? Secondo me mancano alternative al gioco perimetrale, però anche lì bisogna stare attenti perché c'è una certa suscettibilità, un po' nello sport, non so se avete visto, cambio un attimo, ma ricasco lì, Allegri come ha risposto ad una domanda Sì, lecita di un giornalista. Teotino, Ecco. sì. Adesso gli allenatori, che sia il calcio, che sia il basket, sono tutti molto suscettibili, no? Non gli Vero. puoi fare una domanda che riguarda il loro lavoro, perché sanno che magari mancano e ti rispondono male, piccati, cioè condizionano anche il giornalista. Però chi segue il calcio, chi segue il basket, le capisce le cose, anche se non ha mai fatto l'allenatore, o il calciatore, o il cestista. E allora, io adesso lo dico senza contro l'auditorio, dal mio punto di vista me ne assumo la responsabilità, Cavina è un bravo allenatore, probabilmente può fare la differenza in Serie A2, perché quella è la sua dimensione vincente a oggi, in Serie A fa molta fatica, anche perché non è stato ancora capace di trovare delle alternative al tiro da tre. E allora, torniamo alla tua domanda, Golden si è perso, certo. Però riceve pochissimi palloni in area, però Non ci il vengono. gioco nel pitturato è sempre come ultima opzione, perché la prima è tirare da tre. Si è visto la scorsa partita il De Negri entrare, andare sotto canestro, riuscire per tentare e sbagliare un tiro da tre. Cioè queste sono cose che sono l'antibasket. E allora ci Però sono. oggi guardavo su Sky, adesso non dirmi il nome perché poi neanche la squadra, perché io guardo e c'è stato un giocatore nell'NBA, la partita di ieri, che ha fatto 30 punti, 10 tiri Sì, da 3 consecutivi.
30 Ma punti, il 30 problema, punti dice la Giorgio, partita, ma il problema è 30 quello, punti. è che noi guardiamo al basket americano No, e non è la ero pallacanestro. un bianco, Sì, tra l'altro, adesso non mi ricordo, nome ma tedesco, sì, però ero un bianco. d'accordo, ma E ha fatto 30 punti, ci poi si è sta. fatto male, Il punto però. è che noi quei tiratori lì non ce li abbiamo e non ce li possiamo E poi là permettere. la distanza è più lunga, no? Sono più di 7 Rispetto a metri, noi, sì. rispetto a noi è ancora più Quindi lunga. là è un ciappa e tira. Qua ci E stiamo infatti. avvicinando là, però con molto meno talento, perché quelli buoni buoni finiscono alla Virtus o all'Olimpia o alla Reyer e noi Però raccogliamo ieri quello che queste c'è. squadre hanno perso. Ha perso Sì, Bologna, ha beh, perso sì. Brescia. Ma il discorso è che sai bene, Quindi nel basket sulla partita secca chiunque può vincere contro allora con Venezia chiunque. come può saltare fuori? Con Venezia abbiamo sempre perso, non so, abbiamo vinto una volta ai playoff, c'era ancora Pancotto, la prima volta che Lavanoli fece i playoff, però insomma non è su Venezia che io farei la corsa, adesso però qualche partita la devono vincere, Se lo secondo me, dici, perché dietro Brindisi, Sacchetti vince con Pesaro con più esatto, minuto, dietro si sono messi a l'ultimo correre, noi secondo. stiamo fermi. Si è risucchiato in un attimo. Invece dai, parliamo della Juve, Fortunatamente, risultato buzzer importante. beater lo chiamano, il canestro sulla sirena a fine partita di Cotton, che è un americano che finora è stato, diciamo, discontinuo quantomeno, però ieri è stato determinante, quindi diciamo che la Juve si Però meno male che riconferma. tanto maschio minore sta andando bene, dai. Sì, sta andando bene, San Quindi passa Sebasket, basket, Piaden è tornato a vincere, Pizzichettone sta pizzicatone, andando alla grande. la VBC di pallavolo ha Sì, vinto, femminile, quindi l'Esperia anche nella pool l'Esperia. promozione ha ceduto le armi ormai, ma Però vabbè, insomma, beh, la insomma, salvezza è siamo acquisita. promossi. Ecco, Luigi, tu che sei allenatore, hai fatto allenatore. In una con la sosta davanti, tre giocatori che vanno via, solo tre, in altre squadre ci sono molti di più. Che lavoro bisogna fare? Di testa o fisico? Perché adesso i 10 giorni, anche di più, perché giochi il 2 di aprile, che è il 2 di aprile, che è un Primo, lunedì, giochiamo il primo. giochiamo il primo. Il Il 2, primo. no, il 2 siamo Sì, qua noi. beh, sono Il tanti primo di giorni. Sono aprile sono tanti giorni in tanti mezzo. giorni e il rischio di non tenere la spina attaccata c'è. Quindi lì, secondo me, sicuramente non ho niente da insegnare a nessuno, però bisogna lavorare bene proprio sull'aspetto psicofisico. Vuoi per tirare il fiato, ma vuoi anche per mettere dentro tutta quella benzina che, voglio dire, ti può servire anche se ci fosse un allungamento, perché è un po' l'ultima occasione Quindi ci per sono dei richiami da fare, secondo fare. te, Ma allora, queste sai, questo è un è po' un'altra un cosa. calcio Esatto, te lo so dire. vecchio, credo che più che Esatto. altro ci sia da tenere sul filo del rasoio attraverso degli allenamenti ovviamente mirati, però adesso anche lì sul campo, una volta c'era allenatore, vice allenatore, preparatore atletico, adesso ci sono 8, 10, 14 Ah sì. tra assistenti, preparatori, C'è chi studia, chi fisioterapisti, guarda, chi, match certo. analyst, no? Certo, Per c'è cui il rischio a volte è che c'è fin troppa scienza, per cui si perde un po' di vista quella che è la relazione, l'intuizione, no? La fatica, perché uno magari sul suo cardiofrequenzimetro c'è scritto che ha fatto tutto quello che doveva fare, però magari non l'ha fatto con la bava alla bocca. Cioè, quindi, insomma, paradossalmente il calcio cambia ed è un po' più difficile. Quello che non mi piace è che si allontana da uno sport che aveva, insomma, dal punto di vista umano era più coinvolgente. Cioè, io Ovviamente. faccio gol, aspetto 3 minuti per se posso esultare, Sì, perché questo è raramente, cioè adesso no, terrorizzante. cioè una volta guardavo il guardalini, correva verso il centro del campo, Esatto, e lì, per me era gol, no? certo. Cioè adesso veramente E oggi non è più. no, no. E diciamo che le domande ormai un po' scomode le fanno solo nello sport, nella politica non le È fanno più. vero, ormai le domande No, si perdono, lo cioè, sport è la vero. suscettibilità è diventata una Eh sì. Poi difesa, un'arma di difesa i per. social hanno creato anche situazioni un po' particolari. Ecco, Davide, tu che lavori nel settore, diciamo, della medicina mentale, no? Perché poi tu sei in ospedale in quel reparto lì. Ecco, dal punto di vista proprio dell'aiuto che devi dare, dal punto di vista della testa. Non è la stessa cosa, sono cose diverse. Però ecco, cosa bisogna
fare su giocatori che magari non è che sono scarichi, ma che però hanno questa sufficienza che va tolta, va cancellata come una gomma. Allora, per allentare un pochino la pressione, io valorizzerei i miei giocatori, cioè durante gli allenamenti li farei sentire sempre comunque importanti. Non scenderei molto su un discorso, come diceva giustamente lui prima, di soffermarci troppo sulla partita precedente. Siamo forti, giochiamocela fino alla fine. Ma andiamo in campo con la convinzione di esserlo, ecco, quindi poi si può vincere, si può perdere, però lavorerei su quell'aspetto lì. Quindi molto sulla valorizzazione positiva delle qualità che hanno e terrei la testa un pochino leggera, perché sennò si rischia di cadere in quella dinamica dell'ansia prestazionale Certo. che praticamente ti fai fuori da solo nonostante hai la Esatto, capacità di. esatto. Quindi quello è il rischio. Dal punto di vista tecnico, una piccola cosa aggiungerei: questi 15 giorni servirebbero anche molto a recuperare dal punto di vista tecnico con Loccolo e Buonaiuto, che mi sembrano due pedine. Colloquio sicuramente rientra No, con la intendo prossima dire, parte. questi 15 giorni a Buonaiuto. livello recuperiamo magari due giocatori che, insomma, Buonaiuto sul discorso dell'aggressività, del furore agonistico, magari no, però dal punto di Esatto. vista No, tecnico, tecnicamente certo, qualità. cioè voglio dire, a 30 minuti alla E fine o al secondo Colloquio è un tempo, giocatore di e con Loccolo ci è categoria, mancato tanto lì. No, Quindi Colloquio è questo quello. sicuramente, ma anche Sì. Buonaiuto, però Colloquio secondo me lo vedremo in Certo. campo con la Ferrari. Sono due pedine Te lo dico, importanti da questo può, recuperare in secondo me è questa fase bravo, qua, è eh? un giocatore che ha anche il Importante. senso del gol, è anche un giocatore che sa andare in verticale, ecco, questo è importante. Ci è mancato tante partite, sta Sì, passando perché tante Piqué è un partite. corridore che va dappertutto, ma che però poi se ha l'occasione buona come quella di Bolzano, la getta sulla traversa. Lì è sbagliato il tiro, insomma, al di là della traversa. Ecco, si gioca a Pasquetta il 1º aprile con la Ferrari. Ferrari l'abbiamo vista là, io l'unica partita che ho voluto seguire è stata quella, ma mai più a Piacenza, ma non nel senso dello stadio, no, anche del campo, perché io ho Sì. visto un campo davvero incredibilmente brutto. Però ecco, lì ti segnano il gol, non sei capace di recuperare un gol contro la Ferrari Salò, ma neanche tiri in porta, neanche crei occasioni. Ecco. Quindi Blocco totale. Insomma, troviamo una Ferrari che adesso gioca meglio, facciamogli il pesce adesso gioca un po' d'aprile. meglio rispetto ad allora. Mi viene da dire questo, Anche insomma. l'allenatore mi sembra un allenatore che sa motivare i giocatori, Maran, giusto? No, no, non è Maran. Maran, Maran è a Brescia. A Brescia. L'allenatore è che sa motivare i Chi era giocatori, venuto via da Brescia? No, no, chi è? Me lo sono non perso. ricordo Ferrati chi è. Vabbè, No, comunque. adesso mi viene in mente, ma Ci sto l'età pensando, avanza anche per me, ma. quindi Vabbè, niente. Parlare ecco, Ferrati. comunque è un allenatore che è riuscito a dare alla squadra un gioco. Qualche giocatore buono ce l'hanno e la loro figura la fanno anche Sì. in trasferta adesso, Dignitosamente, non solo a Piacenza, hanno vinto a a Modena. Modena. Beh, insomma, Sì, però dobbiamo vincere, è una partita che va vinta con la siamo Rifino, più noi certo. artefici del nostro Sì, destino, cioè la sì. sostanza è quella lì, Sì, no? sì, sì. Siamo forti se, cioè io aggiungerei Certo. solo un se, questa è una squadra forte se, perché le squadre davvero forti sono loro che ti pressano, sono loro che ti fanno Bravissimo, la guerra, sono bravissimo. loro che ti mettono, no, non solo sulla qualità tecnica non c'è nessuna squadra che vince il campionato. Ecco, quindi insomma, auguriamoci di D'accordissimo. ripartire con una vittoria senza guardare poi cosa fanno gli altri, perché poi alla fine gli altri cercheranno anche loro di fare risultato. Gli incidenti di percorso li avranno anche gli Ecco, altri, non quello noi sì, se è vero, italiani. come diceva lui, che lo chiama l'allenatore incidente di percorso, e ha anche ragione, perché quando dice abbiamo perso una partita incredibile, non ha torto troppo quando dice queste cose qua. Forse No, non è è la incidente percorso, dimensione che dipende c'è come la dimensione, ha dimensione ingigantito tutto, certo. ingigantito perché effettivamente sai quando dici torni a casa ti dico cosa hai fatto 3-0 vai a spiegare che No, indubbiamente, con sicuramente. 70% di possesso palla Quasi sì è questo è un stata. aggravante È stato un incidente, purtroppo recupereremo adesso, ma no intanto le vabbè allora altre. quello che dicono gli allenatori dipende molto anche come devono preservare no, la squadra. Quindi fare l'ombrello, cercare di
Cioè, questo, insomma, non sempre possono dire la verità, perché probabilmente li avrebbe presi Quindi, vabbè, con questo noi chiudiamo. Noi non ci troviamo, adesso settimana prossima no, perché non si gioca. Non ci troviamo il lunedì perché si gioca alle 18 qua allo Zini contro la Feral Pisolò. Ci troviamo martedì, il giorno dopo, per parlare di questa partita, per parlare di una partita che, se vinta, ci mancherebbe perlomeno al terzo posto di classifica, perlomeno. Magari al secondo, se dovesse andare peggio il Venezia nella prossima partita. Sono 8 partite, sono 8 settimane in cui ci troviamo qui tutte il dopo partita. Auguriamoci di poter riprendere quello che è il nostro vizio, di parlare di vittorie, di parlare di successi e di posizioni classifica importanti. Quindi noi ci vediamo martedì 2 aprile, come dicevo tu, perché ci troviamo qui. Il 2 aprile parliamo di Cremonese Feral Pisolò. E nel frattempo auguriamo a tutti, visto che siamo appena prima della Pasqua, una buona Pasqua, quest'anno è molto in anticipo rispetto al solito, una buona Pasqua a tutti e naturalmente la cosa più importante è la salute di tutti. Auguriamo a tutti una felice salute, la Pasqua passa, lo dicevo sempre, e Pasquetta passa, si mangia, si beve, però c'è chi è magari in ospedale che non sta bene, quindi noi facciamo gli auguri a queste persone. Poi per il mangiare bene c'è sempre tempo, io ho già detto Canederle Marubini, scegli Marubini e continua a scegliere i Marubini e auguriamocene anche per le prossime partite. Grazie, beviamo un brindisi alla Cremonese naturalmente e agli ospiti e a un buona Pasqua a tutti.